Allora, buongiorno a tutti, io non ho slide di supporto, diciamo. Giusto per presentarmi, a livello di gruppo UBI, io faccio parte del gruppo di Project Real Estate Finance, ex Centrobanca, che era la banca d'affari, diciamo, del gruppo UBI, che è stata incorporata dentro UBI Banca, che appunto è uno dei primari gruppi a livello italiano. Al momento noi guardiamo all'efficienza energetica con grande interesse e stiamo valutando e abbiamo valutato progetti dove la controparte è principalmente una controparte privata. Perché questo? Perché le caratteristiche di un project finance che sono ben determinate in termini di strutturazione del finanziamento è più facile, diciamo, trovarle con una controparte privata. Ciò non vuol dire che ci stiamo avvicinando al settore della pubblica amministrazione, all'efficienza energetica, ai progetti di efficienza energetica della pubblica amministrazione, che però devono avere determinate caratteristiche per poter essere bancabili. Di solito un project finance, come molti di voi sanno, prevede un'analisi preliminare del progetto e una valutazione di un caso base sul quale viene definito un piano di ammortamento sulla base di ratio finanziari ben precisi. Lo stesso approccio noi lo applichiamo sull'efficienza energetica, e quindi i progetti che noi vediamo nell'efficienza energetica hanno diciamo una proiezione di flussi di cassa sulla quale, diciamo, dimensioniamo un debito su determinati covenant finanziari, che sono il debt service coverage ratio, che è il rapporto tra la cassa netta e il servizio del debito, e il rapporto di leva, che non può superare un certo importo massimo, diciamo che di solito nella best practice è 80-20, e una durata del debito che di solito in generale non supera i 10 anni. Nel caso particolare dei progetti di efficienza energetica abbiamo determinati rischi da dover mitigare. L'analisi dei rischi viene fatta in un processo di due diligence che ripercorre diversi aspetti, che partono dalla diligence tecnica, che è fondamentale, in particolare in questo tipo di progetti, dove importantissima è la progettazione, cioè la fase progettuale e di impostazione del progetto. Poi c'è una due diligence legale che va a vedere le autorizzazioni, lo stato autorizzativo, e una due diligence assicurativa che copre i rischi assicurativi. Un elemento fondamentale è che il dimensionamento del debito viene basato su il canone del contratto di efficienza energetica. Questo canone quindi deve essere sufficiente a soddisfare il rimborso del debito in termini di dimensionamento su questo DSCR target, i costi operativi e le tasse, diciamo, della società veicolo, e garantire una marginalità per l'equity investor, cioè per chi immette capitale di rischio. Il rischio che la banca non si può prendere è sulla visibilità dei flussi di cassa. Quindi con il privato è molto semplice questo meccanismo, soprattutto perché noi nel project finance diciamo dimensioniamo i progetti oltre un certo importo, e quindi siamo, diciamo, oltre i 7-10 milioni di euro, e il rischio canone è alla fine supportato da una garanzia da parte dello sponsor della società veicolo, che è una vera e propria società di progetto, che nel caso di mancato pagamento del canone copre il rischio di mercato. Allora, nella pubblica amministrazione questo è molto, molto difficile, e quindi strumenti come fondi di garanzia, più che contributi a fondo perduto, possono essere l'elemento per cui diciamo, il mondo del project finance, che alla fine ha finanziato le grandi infrastrutture, ha finanziato diciamo, progetti di partenariato pubblico-privato e le energie, sia rinnovabili che energie, diciamo, tradizionali, se ci fosse questo elemento, che per noi è molto importante, di un garante di ultima istanza che garantisce un flusso di cassa, secondo noi ci potrebbe essere un salto di qualità del progetto di efficienza energetica grazie ai finanziamenti in project finance. Questo è un po', diciamo, quello che volevo dire. Okay. Grazie per l'intervento a Nicola Porcari di UBI. A questo punto